Ma basta, ma la gente è incazzata nera. Buonasera. Ah? Ah, ho discusso con il tuo amico. E mi devi 100 monete d'oro. You did. Capiamo. This is good. This is really good. Now let us hope he doesn't lower it to 99 pennies per sheaf. Da quel punto lo ammazzo. Non l'abbiamo risparmiato una volta, ma a quel punto lo ammazzo. E comunque, figlio del sole, ci sarà tua madre. Sì, io se ci dovessi scommettere che in linea di massima, magari pagando tutto quanto, avevo qualche ricompensa migliore. Però, cioè, raga, suca, ha una certa suca. Allora, Rifa. Eccoci qua. In città cosa abbiamo ancora? Abbiamo ancora ricercare tra i beni di quello lì per qualche motivo che non ho capito. Parla con Rasha. Scopri perché la galleria di Ark sta per chiudere. E perché me ne dovrebbe fregare qualcosa. Cerca il nascondiglio di Max. Ma insomma, cerca indizi su Milbert. Boh. Allora, dov'era la... No. Foreigners. Era di qua. Torniamo di su. Nel quartiere medievale del porto, Tempio del Sole, quartiere nobiliare. Uno a caso, poi vediamo che succede. Va bene. Vabbè. Io in che punto sono dell'universo adesso? Io sono qui. Sono nel quartiere nobiliare. Ne ho una nel mercato, i beni di Golfur, e la galleria è nel quartiere straniero. Andiamo a vedere. Facciamo un giretto. Capiamo cosa succede. Forse il mercato era di qua, tra parentesi. A questo punto, fossi andato direttamente al mercato, magari era meglio. Prego. Ostello degli attori. Un curioso. Buongiorno. Walk Bled. Hey, wait a minute, you... Io. Never mind. Bestiale. Hai visto una faccia particolarmente fotogenica predisposta? Oh, farewell. Sono un agente del karma. Se lo dice lei. Ma oi, oi. Watch yourself. No, scusami. Sembravi un mio... Un mio amico, però scusa. Dai, va, per favore, capiamo. Dai, devo richiedere la chiave. Cosa succede qua, di losco? Bestia, quanto cibo. Però... No, non si insospettisca, signorina. Io stavo solo cercando di capire. Perché giustamente lei mi ha trattato... Vabbè. Suppongo sia andata così. Quartiere delle caserme. Maledetto l'inventore della vita. Adesso? T'a posto? Succede qual... Ah, guarda qua. Bestiale. Io
sono... sono stanco morto. Dove cazzo sono finito? Cimitero. Io sono stanco, devastato, onestamente. Ma stanco, stanco secco. Ok? Stanco non gli avevo più. Stanco che veramente... Vedi lì. Perché è chiaro, no? Perché la via per il mercato, chiaramente, ci va al cimitero prima del mercato. Prescindibile, per forza. Anche perché sennò metti che poi uno non si confonde. Raga. Vuoi mica non confonderti? Per favore, facciamola finita in fretta. Mi sto cringiando da solo. Cercate i beni di Golfur Silverman. I beni rubati del... beni rubati del Surta. Poco. Walk blast. Melissa Korn. Baule personale. Chissà se avevo... non avevo più niente da vendere. Presumibilmente. Figurati, sono più libri. Ok. Irinto Sagamash, che comunque voglio dire, un fratello. Questo era quello... che sorriso sbagliante. Morales blessings, sì, my friend. Questo qua forse era quello che veniva dove venivo io. Allora capiamo perché Irinto. My sir. Questa tra l'altro da che parte ce l'ha diretta la... non mi sembra una scelta di marketing particolarmente Warstonhead. Cioè nel senso, secondo me devi vendere verso di qua, non verso di là. Poi veda lei. Nel senso, o no? Have you heard the news about the Magister? Word has it that he murdered 30 novices and killed himself up in the temple. Oh, by Malthus, what has become of this world? State mica bene, raga. My sir. State mica bene. Golfur, te sei quello che mi trattava di merda. Te sei quello imputtanito, perché io me lo ricordo perfettamente. Ricerca tra i beni, se tocca, tocca. Giustamente. Yes. Ovviamente la guardia anche lì in mezzo al cazzo. Allora. Malfas's blessings. No, eh? Huh? What no. Do you want? Volevo fare una richiesta, volevo una canzone che distraesse di più. Ma non importa. Cerchiamo di capire. Se mi beccano... secchio, vabbè. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions. Arriva... che... pala pipa. Anything for friends of path and biting magic. Ovviamente non poteva essere così facile, no? E va bene. Non è un problema grave. Com'è che si camminava qua? Non è un problema così grave, nel senso. Se ne andrà a casa prima o poi, no? Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. Capiamo. Hear my words, oh path abiding people. Siedi, Pancaz. Non è vero. Palesemente non è vero, sono sempre zitto, stai zitto. Ah, per aspettare ho bisogno di un letto? Eh no, cazzo. Porca di quella. Non ce l'ho una magia. C'è una magia. No, Madonna. C'è una magia dell'invisibilità bestiale. Luce, protezione, ritorno. Segna, tocco. Allora, stiamo calmi. Te vendevi anche magia? Greetings. Sure, take a look. Capiamo. Let's understand. Telecinesi.
Vento gelido. Tra l'altro ho un déjà vu bestiale, ho come l'impressione... Ho quasi come l'impressione di averlo già fatto, questo controllo qua. Ragazzi, porca... Allora, aspetta. Aspetta. No. Com'è che si fa? Così? Ops! Oh, mi è caduto... mi è caduto l'arco! Scusa, no, aspetta, no, aspetta, sono un maldestro. Perché vedi, l'arco è qua sotto. Moneta, pinza, ametista, anello. Chiave della città dei mercanti. Chiodi. Ma io non lo so. A me non sembra che questa è la baula dove ho rubato prima. Sì, è spaccata stiera, Dio. Porca mal... Allora. Capiamo. C'è qualcosa che non funziona. Vabbè, adesso palesemente mi stanno vedendo. Vabbè, così. No, ti spiego, mi era caduto... Allora, qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Jay, tieni di capire. Scusami, ma ricerca tra i beni. Preoccupata da qualcosa. Golf 4 accendendo è uno per cui il denaro è tutto ciò che conta alla fine. Forse dovrei indoganare. Gli posso chiedere? Perché io non lo so. Cioè, non ho maniera di sapere che cosa gli ha rubato. Porta pazienza. Vendi anche informazioni. Information? What do you mean? Tipo che cos'è inculato all'altro. Sono un avventuriero. Scommetto come mercante porti addosso un sacco di cose utili. Sto per sprecare dei soldi. Let me see. That's not very much, but fine. Ti tiro uno cazzotto, porco. A couple of moons ago, I had a really strange guy as a customer. He wore two sabers, like those coal people do, but when he moved, he was really swift about it. Devastante. Like he was some kind of thief. Quindi? I think he was an assassin. Assassin! Quiranian contract killers. You can hide within a fortress, but they'll find you. Somehow break into your room and kill you in your sleep. Pazzesco. And unlike those everyday scroungers, they know how to wield a sword. Like Lorem Waterblade did. Un mercante mi ha parlato di un assassino abile a combattere rimanendo anche furtivo. Walk blessed. Yeah? What do you want? Dai, fai qualcosa. Fai qualcosa? Coglione. Vieni a prenderlo. Ah, porca di quella. Sprecato 25 monete. Maledetto. A sto punto, non lo so. C'è qualcosa che non va. Io non lo so che cosa possa aver rubato e non ho maniera di saperlo. La verità è questa. E a questo punto inizio anche a... farmi passare un po' la voglia. Come si dice, del... del roleplay. Che cazzo gli può aver rubato? La chiave della gilda? Non è la chiave della gilda. Bene, pinze, quarzo blu, moneta. Non è la moneta. Anello? Gesù Cristo. Io non sto veramente capendo. Non capisco. E... sta andando così, Boh. Non... Io boh. Non so.
Meogar Ironford. Io se, il fabbro, io se lo incontro di nuovo gli chiedo, perché non lo so, sto spaccando i coglioni. Non è che posso continuare così. Regà. Adesso troverò manco mai più. Dimmi che almeno. No, Ark Gildadella. Basta, basta, basta. Finito ufficialmente di perdere tempo questa porcheria. Se doveva andare così, è andata così. Va bene, non c'è problema. Cosa rimane a fare? Scopri perché la galleria d'Ark sta per chiudere i battenti. Questa è la galleria d'Ark. No, quello è sempre il coglione. Capiamo, capiamo un attimo. Madonna mia. Quartiere meridionale. È possibile che sia di qua la galleria d'Ark? Yes. Walk blessed, yes? My friend. Anche you te, anche te. I have just the right thing for you. A visit to our gallery. Pensa, proprio quello che cercavo. Beautiful paintings by different artists, each of them a treat for the eye. Yeah. E come poi? Now for tomorrow, you may not have a chance. No, I thought so. Then have a nice day. E invece, domani potresti non avere la possibilità, raga. Pazzesco, io la mostro. Ma senti, però Gino, porta pazienza. Non mi sembri calda come un boiler, well, diciamo che. Only because I'm not. My husband thinks running around the city and talking to every peasant who crosses my path will help us get our gallery running again. But that's just idiotic. Boh, cazzata. Domani chiudete, praticamente. That's one way to put it. Truth be told, if the Golden Sickle doesn't decide to leave a barrel full of coin on our doorstep tomorrow, we won't be able to pay rent much longer. Sono problemi oggi. Ma avete finito? Especially now that my esteemed mother has decided to play hermit. Pensa te. Cos'è, wow. Madre? Listen to me. A month ago I would have been too proud to admit this. Now I shouted at a complete stranger. Ma è il fascino che ti mette istantaneamente a tuo agio, lo posso capire. Cosa ha a che fare tua madre con tutto questo? She's a painter. Our best-selling painter to be precise. Some people even came from other countries to see her portraits. Discorso seguale. Raga, lo dicono sempre, bisogna evitare di mettersi in business con la famiglia, perché succedono cazzi. Cosa rende i suoi dipinti bestiali? It's hard to describe. She's portrayed half of Ark's nobility by now. At least that's what it feels like. And she does it. The paintings are just so intense. Potrei farmene fare uno io. I don't know how else to put it. Me lo fa un dipinto a me. It's crazy if you think about it. No, se c'è da pagare faccio un cazzo. Che senso, Rimita? Well, like I said, for months she has not reacted to our letter nor sent one herself. And what's worse, she hasn't sent us any new paintings, which is one of the reasons why this place isn't going so well. Guarda. And in case you wonder why we just don't visit her, my mother was always a little special. Oh, Gesù. And where she resides reflects that. Ascolta, a me spiace e non vorrei essere io a darti la notizia bestia. Se passi davanti, guarda che facciazza di cazzo. Non vorrei essere io a doverti dare la notizia, ma così, a naso, verrebbe quasi da dire che tua mamma è andata così. Poi, veda lei, ma non lo so, sai una cosa, viaggio parecchio, ma sì, tanto. Già che ci siamo, facciamo un salto alla vallata oscura, no? Sento che fanno anche la fiera del porro lì ogni tanto. You do that. That's quite the offer, to be honest. Ma sì, perché io sono così. A word of warning in advance. Sono un filantropo. I cannot pay you. That is, unless you're interested in a painting from Prince Myth. But I warn you, they're as bad as his poems. Ma tanto, siamo qua, magari tua mamma può pagarmi. Yes, va. Maybe she can. It might be worth a try. No, tanto è morta. Sappiamo my tutti e due che è morta. We don't exactly have a good relationship. Sì, testa mappa so, di there merda. You go. That's where her hut should be, at least approximately. Good luck and thanks.
Prego. Visita Andrasta. Cos'è cazzo era sto rumore? Ma la bestia là in fondo. Può anche essere. Perdonami, non ce l'ho con te in realtà, però... Oggi è così. Il veleno. E dove dovrebbe essere sta vallata oscura pazzesca? Pyreans. Andrasta. Ah, c'era scritto. Vallata oscura, era lì. E va bene. Tanto siamo qua. Che devi fare? E niente, quindi alla fine a Dark rimane solo... Ah, c'è la fossa dei campioni bestiali, che però è palesemente andata così. Questo mi pare che fosse un persona cattivo, di quelli delle taglie. Leggi le denunce e sposti in bacheca. Allora, così a naso, arrivati a questo punto e avendone anche un po' il cazzo pieno, ma non solo di questo posto, ma anche un po' della mia vita, io farei un tentativo... Ma scusami. Imposta... Porco. Porco! Non si può? È impostala qui, Cristo della... Allora, va bene. Io farei così. Io uscirei. Torre di guardia, porta ovest. Porta ovest. Vabbè, perché no? Si può fare... Si può anche prenderla larga. Perché nel senso che qua su questa cosa qua, sempre se non mi ricordo male il nome, ci avevo nascosto cose. Che ora che abbiamo tolto l'urgenza di essere arrivati fino ad Ark, potrebbe anche essere un'idea tornare a recuperare. Quindi, facciamo così. Tanto siamo qua che aspettiamo che ci venga... tasti del cazzo. Cazzo di tasti. Allora. Ovest, dov'è? Straniero o porto? Non c'è. Cancello principale? Proviamo lì. Speriamo, ma secondo me no. E spacca le orecchie. Proprio qui. Proprio qui. E quindi niente, torniamo sui nostri passi. Questo era quello che voleva le uova. Andata così. E andata così. Basta. Via. Non sei tu. Vero che ci somigli, Maros? Senti, ma sai com'è che somigli tanto a... niente, è andata così anche questa. Tanto c'è un Cristo che mi caga. Ma a sbaglio è diventato tutto improvvisamente pazzescamente grigio. Cioè non era così tanto grigio. Adesso al di là della nebbia. Vabbè, non riesco. Non importa. Non importa un cazzo. Stanco e stufo. Sto andando quasi giusto, tendenzialmente. Non è vero. Mi conviene star di là. Decisamente. O no? On the road again. Non lo so. Sento un po' solo. Così. Devo ammettere che nei momenti in cui uno un pelo si abitua anche ad avere degli scassacazzo in mezzo, poi può anche darsi che si senta solo dopo. Però vabbè, alla fine è andata così. Secondo me non ci siamo ben capiti con quell'altro là. Nel senso... Nel senso che in linea di massima non è che doveva per forza andare via. Anzi. Dov'è? Tacca. Fai un po' il tuo lavoro.
Pam 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 pam. Devo andare, no, devo girarmi di qua. Chi è? Chi è? Oh, pensaci tu. E dove cazzo mi sto buttando qua? Allora, favore, chi è? Basta. Allora, ah, vediamo se alla fine ce l'abbiamo fatta a scannarci qua. Buonasera. No. Credibile. Ancora tutto a posto? Vergognoso, ragazzi. Vergognoso. Ed eccoci. At last. Sì, sì, sì. Il posto era proprio questo qui. Troppi ricordi. Ce la faccio. Troppi ricordi. Allora, stiamo seri un attimino. Cerchiamo di capire qua. C'era un baule da qualche parte. Addirittura fuoco acceso, penso. Il baule forse era sopra. In linea di massima. A parte i respiri bestiali che fanno un'ansia. Eccoci qua. Vediamo se mi hanno inculato tutto. No. Forse no. Nel senso, vedo robe senza texture, ma vabbè. Potrebbe essere la mia roba. Potrebbe... No, Cristiano. Troppo peso. Chiaramente. Di quanto? Di tanto. Vabbè. Insomma. Porca miseria. Allora, intanto, questo ha poca importanza, perché probabilmente... Intanto, sai cosa facciamo? Facciamo così. Guarda, cosa facciamo? Facciamo un test. Facciamo... Panico, ritorno, segna. Proviamo a segnare. Qui, questo tappeto qui. Vuoi davvero piazzare una runa di teletrasporto qui? Così facendo sarà andata così. Ah, sarebbe questa la runa di teletrasporto? Vabbè. Poca importanza alla fine. E detto ciò, non so, potremmo anche aver fatto questa strada per niente, perché onestamente mi ricordavo molta più roba. E quindi o è sparita, oppure ha un senso effettivamente che la roba fosse quella, ma fasi iniziali di gioco e io mi fossi illuso che tutto ciò fosse figo. Teletrasporto Ark, per carità, non esiste. Non farò questa cosa qua. Questo errore di andare ad Ark. E vabbè, lì ci sono... No, annunci sposti in bacheca, me ne frega veramente niente. Basta, basta, basta. Allora. Però quantomeno a Riverville c'è il drago volante. E potrei... Perché tanto palesemente dovevo fare il giro dall'altra parte se volevo andare lì. Potrei aver fatto cazzata. Però, in realtà, potrebbe non essere male l'idea di andare da Iero. Cioè, tornare, quantomeno, a controllare, tanto che siamo qua. Boh. Morti di rumori sottofondo. Ed eccoci qua. Allora, due stronzate le abbiamo vendute. Abbiamo fatto una capatina anche al forziere. Mangia le carote. Voglio dire, dai, mentre siamo qua, facciamo uno spuntino. Dai, ma. Avevi fame? Non ho capito. L'arancia. Abbiamo fatto anche una capatina al forziere bestiale. La cassa personale. No, casa di Pentas c'è un problema. Che cazzo.
Non... Ah, buongiorno. Ma scusami, è la casa di Hiero? Bene. A posto, no? Preambolo bestiale, poi ho fatto la mega figura di merda.